I MIB e l'organizzazione sono i nemici principali della storia e la loro presenza non tarda chiaramente a manifestarsi ancora una volta. In realtà questo episodio presenta delle differenze tra anime e manga, in particolare nell'anime non riguarda precisamente loro, ma due tizi che semplicemente assomigliano a Gin e Vodka, perdendo così un pochettino di significato. Ve lo racconto dal manga. Mentre Konan è in treno con Ran e Goro, tra l'altro nell'anime ci sarebbero anche i Detective Boys presenti, nel manga no, comunque Konan, aprendo lo sportello di un vagone, si ritrova in faccia proprio Gin e Vodka. Sono a una distanza molto ravvicinata, si trovano proprio faccia a faccia. Lui riconosce loro, ma loro ovviamente non riconoscono lui, non sapendo chiaramente dell'effetto collaterale della medicina. Non sanno chiaramente che Konan sia tornato bambino e credono che Shinichi sia morto. Questa è un'occasione perfetta per il ragazzo per andare ad acquisire informazioni senza che loro se ne accorgano. Come fa? Mentre Gin e Vodka si allontanano verso il vagone ristorante, presso i loro posti Konan va a mettere quella che è una gomma con una radice trasmittente che fa capo agli occhiali. Appena loro tornano, Konan può chiaramente ascoltare tutta quella che è la loro conversazione. È proprio così che andrà a scoprire quelli che sono i loro nomi in codice, appunto Gin e Vodka, oltre ad evincersi anche meglio il fatto che tra i due il capo sia più Gin, mentre Vodka più la spalla. Oltre a questo, il ragazzo apprende anche un'altra informazione importante che riguarda nello specifico questo caso. Hanno appena scambiato con un loro contatto una valigetta contenente delle informazioni che possono valere molto per 400 milioni di yen. Quello è il problema: il contatto, come dice Gin, non è più utile all'organizzazione. Di conseguenza, nella valigetta data ha nascosto appunto una bomba. Nel momento in cui esploderà, oltre chiaramente a eliminare il contatto, andrebbe anche a distruggere il treno. È qualcosa di molto pericoloso. Konan rimane sconvolto e si lascia andare a una frase di troppo, la grida praticamente ad alta voce. Rischia in questo modo di farsi scoprire, tuttavia riesce, con buon ingegno, riesce a camuffarla andando ad aggiungere altre frasi da bambino. I MIB non sospettano, però un'occhialaccia di Gin se la va a prendere. Gin e Vodka scendono dal treno e adesso Konan ha chiaramente campo libero, può andare a cercare il contatto per fermare la bomba. Altro problema, non sa chi sia, ha pochi indizi e diversi possibili sospetti. La situazione è grave, molto grave, nonostante provi ad avvertire anche il capotreno della minaccia, essendo chiaramente un bambino non viene preso sul serio. Non è che ci sia molto da fare, se fosse Shinichi chiaramente sarebbe stato preso in considerazione, ma essendo Konan, no. Si pone davanti a un dubbio: mantenere il proprio segreto oppure andare a salvare la vita dei passeggeri, compresa la ragazza che ama. Scelta abbastanza facile in realtà, va da Ran e sta per confessarle la sua vera identità, in modo chiaramente a farsi credere. Proprio all'ultimo però, quando sta per dire le parole magiche, ha l'intuizione vincente. Capisce che sia il contatto, ovvero nello specifico l'unica donna tra i sospettati, non dice niente a Ran, corre verso di lei, riesce a raggiungerla e con un calcio potenziato chiaramente dalle scarpe del dottor Agasa, riesce a scagliare la valigetta con la bomba, un pelo prima che esploda, lontana dal treno, salvando chiaramente la vita a tutti quanti. Giungerà poi chiaramente la polizia, la donna verrà interrogata, però si scoprirà sfortunatamente non essere poi neanche così tanto collegata all'organizzazione e quindi non sapere molto. La cosa per il momento finirà lì. Cambiamo un attimo argomento adesso e riprendiamone uno che avevamo citato nel precedente video: il barone della notte. Chi era? Un ladro criminale, personaggio delle novel di Yusaku Kudo, di cui lo scrittore comunque non aveva mai rivelato l'identità e di cui si era andato a travestire nel caso in cui aveva cercato di ingannare il figlio. C'è un caso interessante che lo riguarda, però non lui direttamente, ma in maniera indiretta. Il dottor Agasa, un suo amico e la nipotina dell'amico avevano vinto un contest su internet, ma stando purtroppo male la nipote, cedono il loro posto a Goro, Konan e Ran. Devono partecipare a Scopri il Mistero, un gioco che consiste nel dover capire chi tra i vari partecipanti è il promotore del viaggio, che si cela appunto proprio dietro la maschera del barone misterioso. In palio cosa c'è? Il soggiorno gratis presso la location scelta e poi un suo futuro particolarmente misterioso. Tra i partecipanti vengono in realtà inseriti un sacco di personaggi interessanti, sempre legati al mondo della programmazione. Giusto per citarne uno, è presente anche l'ex campione nazionale di karate che aveva ispirato Ran proprio a seguire quella strada. Tra l'altro Ran aveva da poco vinto quello che era il campionato cittadino di karate. Comunque non ve li andrò a approfondire molto, anche gli altri personaggi non ve li cito nemmeno, più che altro perché non mi sembra compaiano altre volte. Dovrebbero essere più che altro personaggi di comparsa. C'è il solito caso risolto da Goro il dormiente, ma il vero punto cruciale è mettere in mostra che nel mondo di Konan esista un software, appunto il software che idealmente era messo in palio, che non è altro che un virus informatico chiamato appunto Barone della Notte. Virus quasi leggendario, capace di distruggere praticamente qualsiasi dato, senza poter essere fermato. Il punto cardine dell'episodio è appunto mettere in mostra che esista qualcosa di simile. È un'informazione che ci ritroveremo più avanti. In ogni caso, Konan continua a risolvere casi con Goro il dormiente, uno persino in diretta TV. È in questa occasione che Goro si accorge che effettivamente perde i sensi sempre quando è nei dintorni di Konan. E affronta anche il ragazzo per capirne un attimo di più. Fortunatamente arriva in quel momento Yoko Kino a congratularsi con Goro per il caso appena risolto.
risolto essendo comunque agli studi televisivi. Lui si distrae e la cosa scema abbastanza. Ma in realtà non è il solo personaggio, anche Ran si rese conto che Conan comunque si nascondesse dietro appunto Goro quando faceva le sue deduzioni, senza capire che chiaramente era Conan a parlare al posto di Goro. Mi riferisco al caso in cui venne introdotto per la prima volta l'ispettore della polizia di Saitama, ovvero Yoko Mizu. Fan di Goro, ispettore non male in realtà, niente di particolarmente eccezionale. Tra l'altro poi trasferito anche presso la prefettura di Shizuoka, e per intenderci dove avvenne il caso del barone della notte, era lì lui in servizio, era lì lui a indagare. Comunque, tornando a Ran, anche questa volta la cosa scema lì, non capisce che appunto è Conan a risolvere i casi, così come quando i Detective Boys vedono Conan parlare praticamente dietro il dottor Agasa, con la voce di Agasa. Sono bambini, non se ne rendono conto. Diciamo che il ragazzo ha rischiato parecchio e sono anche molto fortunato, almeno fino a quando non incontra un personaggio ben preciso, ovvero Eiji Hattori. È un detective liceale proveniente da Osaka, si reca presso lo studio di Goro proprio per incontrare Shinichi. In realtà non sa che sia lì, però diciamo che Ran è la persona più collegata a lui, quindi si reca appunto lì. Qual è la sua motivazione? Spesso e volentieri è stato accostato proprio a Shinichi, quindi vuole conoscerlo e vedere chi tra i due sia il migliore. Intanto Goro si ritrova il solito caso tra le mani ed Eiji va appunto con loro. Il ragazzo si rende conto subito che Goro comunque non è degno della sua fama, dando spesso e volentieri delle deduzioni molto affrettate e anche sbagliate, e comincia a ipotizzare che Shinichi possa nascondersi dietro di lui. Comunque c'è il caso, Eiji si dimostra molto esperto, fa deduzioni molto buone di grande livello e risolve il caso con grande abilità davanti all'ispettore Megure, che intanto aveva raggiunto gli altri. Problema: nonostante il colpevole avesse confessato, in realtà il caso non era realmente stato risolto, perché colui che aveva confessato non stava facendo altro che coprire il vero colpevole, cercando di depistare chiaramente le indagini. Eiji quindi è stato depistato. Chi arriva a risolvere la cosa, sorpresa sorpresa, proprio Shinichi. Non Conan, ma la sua versione grande. Spiega la soluzione mostrandosi anche un passo avanti a Eiji. Domandona: come è arrivato Shinichi? Ve lo spiego. Conan era molto raffreddato e quando Eiji era arrivato allo studio di Goro non si era presentato a mani vuote, ma portando con sé un liquore cinese, che poi in italiano è stato tradotto come acquavite. Non so se sia la traduzione migliore, comunque sia. Dandolo a Conan per fargli passare l'affreddore, questo liquore ha avuto la proprietà, dopo un certo periodo chiaramente di tempo, di combattere gli effetti della medicina e farlo tornare appunto grande. Ovviamente non è qualcosa di permanente, infatti dopo aver risolto il caso senza farsi vedere comunque è ritornato bambino. Ah, tra l'altro chiaramente il suo nome non è rimasto collegato al caso, perché chiaramente sotto sua specifica richiesta si è fatto in modo che non trapelasse il nome di Shinichi Kudo, in modo che appunto che i Mibe non potessero andare a sapere che lui fosse ancora vivo, comunque cercando di celare quella che è la sua presenza. In ogni caso il suo corpo, dopo chiaramente la prima volta, ha sviluppato degli anticorpi e di conseguenza non può più utilizzare quel liquore per tornare grande. In tutto ciò Eiji non si è reso, vuole vedere ancora un'altra volta Shinichi, quindi si iscrive a un seminario su Sherlock Holmes in cui pensa possa appunto trovare il ragazzo. In realtà non è che ci abbia visto male, da bravo fanatico Conan chiaramente si iscrive trascinando con sé Ran e Goro. A quel seminario succede un po' il delirio, abbiamo omicidi addirittura. Eiji, mentre cerca la soluzione, si accorge di trovarsi spesso sempre tra i piedi Conan. Spesso e volentieri il bambino fa deduzioni logiche ben solide, fuori dal comune anche per un adulto, quindi comincia a sospettare qualcosina, però non ci va neanche a credere troppo. Arriviamo alla soluzione del caso. Conan capisce come vanno le cose, questa volta decide non di addormentare Goro ma Eiji stesso. Il caso viene risolto quindi con Eiji il dormiente. Qual è il problema però? Eiji non si era realmente addormentato, ma aveva finto. Con la coda dell'occhio per tutto quanto il tempo aveva osservato Conan e ottenuto la prova che realmente lui fosse Shinichi Kudo. Minacciando di raccontare la sua vera identità a Ran, si fa dire ogni cosa. Da qui in poi Eiji sarà occasionalmente una buona spalla per Conan e anche un ottimo amico, quindi comunque un personaggio molto utile. Intanto l'ombra dell'organizzazione continua a tornare. Conan, Ran e Goro vengono invitati a una mostra sui videogiochi. Lì Conan incontra un uomo vestito di nero, alto 2 metri e probabilmente del Kansai per come parla. Inizialmente non dà lui troppo peso, ma poi lo sente parlare al telefono e nominare dei nomi in particolare. Gin Vodka è il suo nome, ovvero tequila, nome in codice chiaramente. Non è che ci sia molto da andare a dedurre, il collegamento è piuttosto chiaro, fa parte dell'organizzazione. Di nascosto attacca sempre lui una ricetrasmittente alla suola della scarpa e lo segue. Anche qui problema, questo è il video dei problemi. Tequila va in bagno, apre una valigetta che aveva con sé ed esplode. Per indagare arriva Megure, anche se al solito sarà sempre Conan a indagare e risolvere il caso.
caso, con chiaramente Goro il dormiente. Com'è andata? La faccio veloce. Due programmatori, uno vuole uccidere l'altro. Il primo prende la sua valigetta, che contiene una bomba, e la scambia con quella del secondo. Il secondo a sua volta aveva un accordo con Tequila per scambiare la propria valigetta, che dovrebbe contenere la lista dei migliori programmatori del mondo, con una contenente dei soldi. In tutto questo giro di valigette, durante tutti questi scambi, quella con la bomba è finita nelle mani del povero e ignaro Tequila. Mentre Conan parla ancora con la voce di Goro dopo chiaramente aver risolto il caso, cita addirittura l'organizzazione davanti ai Megure e prova a interrogare il secondo programmatore, che però in realtà non è che sappia molto. Dice giusto che ha sempre incontrato Tequila presso il bar Cocktail all'ultimo piano del centro commerciale di Beika. Mentre Megure sveglia Goro per chiedere a che organizzazione si riferisse, e poi chiaramente la cosa andrà a scemare lì perché chiaramente Goro stava realmente dormendo, intanto Conan non perde tempo e di corsa va verso il bar, che però poco prima di essere raggiunto salta in aria. Il caso finisce così, anche questa volta Conan si ritrova davanti a un vicolo cieco, e con il caso direi che finisce anche il video. Non so quanto sia durato, ma comunque con il prossimo video andremo a concludere quella che è la saga di Conan, quindi vi do appuntamento al prossimo. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, bella!